Il metodo della massima verosimiglianza invece è un bel po' più complicato, almeno se è la prima volta che lo vedete. Avete mai visto, conosciuto questo metodo della massima verosimiglianza? Beh, anche questo è un metodo che ha sì, non mi ricordo più che cosa volevo dire, ma anche questo è un metodo interessante. Però massima verosimiglianza l'avete già sentita quando io ho parlato di bias, la regola di bias, perché dopo la riprendiamo. Allora, io ho un campione di dati H1, HN, e io mi chiedo quale sia la probabilità congiunta, anche il concetto di probabilità congiunta lo abbiamo visto, di ottenere questo insieme di dati, PH1 e PHN. E naturalmente la mia probabilità congiunta qui, che cos'è? Conterrà i due parametri A e B che devo determinare. Allora, se io assumo che gli eventi H1 HN siano tra loro indipendenti, invece di dare una forma multidimensionale, multivariata di questa probabilità, posso esprimere questa probabilità come il prodotto della probabilità della probabilità e in particolare delle probabilità singole. In particolare qui ho fatto però un altro discorso, ho detto vabbè, questa probabilità potrei considerare che è la probabilità di ottenere la serie temporale che io ho misurato assegnati i due parametri A e B qualsiasi, cioè avendo concretizzato i due parametri assegnando loro dei numeri. In realtà A e B sono le nostre due incognite, quindi vorremmo e H1, HN sono quello che conosciamo, cioè è un po' l'inverso di questo, no? Allora, se le probabilità sono indipendenti, la funzione multivariata si riduce a una produttoria di probabilità univariate. Ci siamo qua, giusto? Sì, no, non so. È una definizione. La probabilità, se le probabilità sono indipendenti, la probabilità di congiunta di n variabile è uguale al prodotto della probabilità di ogni singola variabile. Non c'è di per sé niente da fare se non andare a verificare che le ipotesi di indipendenza che io ho in qualche modo assunto siano valide. Da un certo punto di vista si potrebbe dire che qui si potrebbe pensare che, come dire, che le variabili non sono tra loro indipendenti, ma insomma io prendo un singolo evento ogni anno, se, da un anno all'altro, il massimo di un anno e il massimo di un anno dopo, sicuramente non sono eventi correlati tra di loro. Questo lo posso anche dire. Però grandemente correlati tra di loro, ma un po' di correlazione ci potrebbe essere perché, per esempio, ci sono dei fenomeni dinamici sulla scala annuale o pluriannuale in atmosfera che possono condurre a una certa correlazione tra questi eventi e quelli, per esempio, dell'anno prossimo. Però noi la facciamo, questa ipotesi è un'ipotesi operativa che noi facciamo e teniamo. Come vi ho detto prima, in realtà noi abbiamo la serie, non è il metodo della massima verosimiglianza nella sua formulazione originaria, si dice beh, vado a calcolare qual è la probabilità di una certa serie assegnati i parametri. In realtà noi quello che vogliamo è trovare i parametri assegnati alla serie, quindi sarebbe quello che compare qui al primo membro, quello che vorremmo. Mentre quello che abbiamo è questo che compare al secondo membro, in particolare questa cosa qua, questa numeratore. Beh, da questo punto di vista che cosa possiamo dire? Beh, che la probabilità di questa serie è una costante assegnata, è quella che abbiamo chiamato evidenza. Quindi, comunque è una costante. Questa qua che invece è la distribuzione a priori.
dei dati. Letta, qui ho applicato la regola di Bayes, ovviamente, per passare dall'una all'altra probabilità condizionale. Questa probabilità a priori in A e B che cosa potrebbe essere? Potrebbe essere, per esempio, una distribuzione uniforme su un intervallo sufficientemente grande. Quindi una costante quasi dappertutto, su quasi tutto il dominio, salvo ai confini del dominio. Ma se questo dominio lo prendo un po' grande, potrei prendere un dominio uniforme A e B abbastanza grande in modo tale da assicurarmi che tutte queste probabilità qua siano zero laddove all'interno del dominio di definizione di questa distribuzione di probabilità. E se fosse così, in qualche modo potrei dire che la probabilità dei parametri è proporzionale alla probabilità della misura che io ho. E questo mi dà uno strumento operativo per calcolare le cose. Però questa è una cosa che voi potete anche dimenticare, se volete, se vi rende più difficile la comprensione. Il metodo della massima verosimiglianza va a considerare appunto la va a considerare la verosimiglianza, perché vedete che appunto, tornando indietro nel concetto di prima, la frazione che sta a sinistra è esattamente la verosimiglianza come è stata definita. Vado a massimizzare la verosimiglianza in questa equazione, cioè quel termine lì. Vado a massimizzare. La massimizzazione implica una certa derivazione che sarà che cosa? Fatta rispetto ai parametri, perché quella funzione lì è una funzione dei parametri A e B. Dopo facciamo un bel esempio. Quindi tutto questo vi risulta più semplice. Per esempio, come potrebbe essere fatta questa funzione qua? Ho preso un disegno di una curva bidimensionale un po' diversa. Ma per esempio la nostra probabilità nei due parametri A e B potrebbe essere una cosa di questo tipo qua, con un po' di minimi e massimi relativi. E la nostra massima verosimiglianza è questa, che è l'insieme di due parametri che sono più probabili. Se fosse fatta veramente in questo tipo qua avremmo un po' di problemi, credo, dal punto di vista numerico e anche concettuale. Fortunatamente la nostra curva di massima verosimiglianza è più smooth, probabilmente un solo massimo. Però adesso andiamo a vedere. Allora, per calcolare i massimi di A e B andiamo a calcolare in realtà la probabilità congiunta della nostra produttoria, che qui avrei dovuto segnare con più piccolo, della nostra serie temporale HI assegnati i parametri A e B. Quando non c'era il computer veniva meglio calcolare le produttorie, era considerato una cosa da sconsiderati. Invece allora si preferiva calcolare le sommatorie. Se prendiamo il logaritmo di tutto, la produttoria di prima si trasforma in una sommatoria di logaritmi di qualcosa. La posizione dei massimi di questa funzione logaritmo è cioè la posizione dei massimi rimane sempre la stessa, perché difatti se io prendo il logaritmo di questa curva qua, che è molto complessa, tutti i valori vengono abbassati o innalzati, ma poiché il logaritmo è una funzione monotona, rimangono nello stesso punto. Quindi applicare la funzione logaritmico, logaritmo non mi altera la posizione dei minimi e dei massimi. E allora posso considerare non la verosimiglianza, ma la log verosimiglianza, come si fa in letteratura. A questo punto come trovo la posizione dei massimi della log verosimiglianza? Beh, calcolo il logaritmo, faccio la derivata rispetto a A e faccio la derivata rispetto a B e le pongo uguali a zero. Questo produce un sistema che risolto di nuovo mi dà il risultato sperato. Adesso facciamo un esempio qui. Come
Adesso la variabile la chiamo x, perché con la x, mi, con l'incognita x, io mi trovo più comodo, più comodo. Se la chiamo con un nome diverso, dopo faccio una fatica ad estrarla. Allora, le nostre n osservazioni sono x1 e xn. La curva di Gummel è, ve l'ho già detto, p di x minore di x di a e b e la meno, e la meno x meno a diviso b, e la densità di probabilità che non avete ancora visto la ottengo derivando questa funzione rispetto ad x. Come faccio allora? È quella che vedete scritta sotto. Allora, questo primo termine è la derivata di e alla meno e alla x, diciamo, e alla f di x, e quella lì è la derivata di e alla f di x, che è la funzione inalterata. Ah, ok, sì. Questa è la derivata dell'esponente, cioè della f di x. C'è un segno meno che balla qua, perché nel risultato finale poi si cancellano. E questa è infine la derivata dell'esponente dell'esponente. E quindi la nostra distribuzione di probabilità è l'insieme di tutta questa roba qua. B alla meno 1 e alla meno x meno a diviso b per e alla meno x meno a diviso b. Alcuni di voi non hanno queste slide, I presume. Tutti voi non le avete? Le avete? Ok, perfetto. Allora, la verosimiglianza sul campione di n dati, che cos'è? La produttoria delle PDF, cioè questa cosa qua, ed è una funzione di a e b, dei due parametri. Perché è una funzione di a e b? Beh, basta che al posto della p di x sostituisca l'espressione che ho appena calcolato qui, dove al posto di x metto x con i, evidentemente, e difatti viene così. Non c'è trucco, non c'è inganno. Allora, adesso capite che effettivamente questo che prima poteva sembrarvi strano, la funzione di verosimiglianza è effettivamente una funzione bivariata nei parametri. Perché le x le conosco? Perché le x nei valori di x ci ho sostituito i valori dei dati. La loro verosimiglianza che cos'è? Beh, è la derivata di quella roba lì. La derivata di quella roba lì è la somma di tre termini. Una è la sommatoria da 1 ad n dell'esponente meno il logaritmo di b meno il logaritmo di e alla meno x meno a diviso b. E perché è così? Beh, è così perché, allora parto dalla definizione, ho il logaritmo della produttoria, lei che deve scrivere tutto a mano, non so se devo aspettarla, ma se dovessimo farla a mano questa ci metteremo molto di più, d'accordo? Questa è la sommatoria dei logaritmi, proprietà dei logaritmi. Adesso prendiamo il singolo logaritmo. Questo è evidentemente il logaritmo di tutta l'espressione, cioè b alla meno 1 e alla meno x meno a diviso b per e alla meno x meno a diviso b. Siccome sono tre, il prodotto di tre termini, di nuovo applico la regola dei logaritmi che mi dice che il logaritmo di un prodotto è uguale alla somma dei logaritmi, in particolare di ciascuno di quei tre fattori che compaiono all'interno dell'argomento del logaritmo. E quindi ottengo questo termine qua, che poi deve essere sommato su i per darmi
il risultato che compare qua. Quindi questa è l'espressione della log verosimiglianza. Non è così brutta da vedere, a parte la sommatoria. A parte, cioè, ci sono tante robe brutte, ma anche lì, cioè, da un certo punto di vista della soluzione che noi vogliamo ottenere, il fatto che ci siano delle funzioni esponenziali sommate tra di loro non rende certo questa equazione un'equazione semplice da risolvere, anzi non è risolvibile dal punto di vista analitico. E in che cosa consiste il metodo della massima verosimiglianza? Ah, vedi qua. Consiste nel fare le derivate rispetto alle due variabili. E rispetto ad A mi risulta il termine che sta sopra, e rispetto a B mi risulta il termine che sta sotto. Quindi prendo questo termine qua, sì, ok, e lo derivo rispetto ad A e B. Adesso qui non ho fatto tutti i passaggi, però la derivata, insomma, in qualche modo richiede, non so, 10 minuti di esercizio, ma io non pretendo che voi mi facciate tutte queste derivate, naturalmente, però pretendo che capiate il ragionamento. Se dopo qualcuno se le rifà perché vuole controllare che quello che ho scritto è corretto, al primo colpo sbaglierà il tutto, poi al secondo colpo magari ottiene i risultati giusti. Questo è un sistema di due equazioni in due incognite A e B. Si può riscrivere il sistema in questo modo qua, cioè esplicitando l'A sopra e scrivendo la seconda equazione in funzione di x medio, dove x medio è la somma di tutti gli x con y, o quello che prima ho chiamato mu di x. Il sistema non è proprio bellissimo a vedersi e non è risolvibile in maniera esatta, o meglio analitica, trovando attraverso, non c'è una formula analitica che risolva queste cose qua, ma come dico spesso, il fatto che non esistono formule analitiche non spaventa un ingegnere, nel senso che si trova una soluzione numerica, perché anche l'esponenziale di per sé non è una funzione che noi ci viene sulle dita delle mani. Calcolare l'esponenziale di e alla meno 17.500, a parte dire che è quasi un numero quasi uguale a zero, ma calcolarlo, anche lì dobbiamo far ricorso ad un metodo numerico che magari ha fatto qualcun altro che calcola il mio computer, o che un algoritmo numerico implementato in un qualche linguaggio, oppure trovo in un libro, per esempio una volta le tavole degli integrali che io ho studiato alle medie, cioè le tavole dei logaritmi, scusate, che io ho studiato alle medie, calcolavo i logaritmi con le tavole dei logaritmi. Adesso voi schiacciate un tasto. Quindi il fatto che sia un sistema non lineare mi dice che devo usare dei metodi numerici per la soluzione di questo sistema numerico. Quale metodi numerici applichereste voi? No, non serve che voi li sappiate veramente quello che dico, ma almeno voglio verificare se nella vostra conoscenza precedente esiste qualcuno che vi ha parlato di soluzioni di equazioni non lineari con dei metodi numerici, e capire se vi ricordate quali questi metodi potrebbero essere. Se vi dico metodo della bisezione, vi dice qualcosa, o metodo di Newton. In effetti questi sono due metodi per risolvere quell'equazione. Metodo di Euler o della bisezione, o metodo di Newton-Raphson, che io ho aggiunto il nome di Simpson, perché il metodo di Newton-Raphson in realtà l'ha sistematizzato Simpson, non né Newton né Raphson, ma Simpson, sempre uno che è vissuto nel XVIII secolo. Non entro nei dettagli di come si fa questa cosa. Fortunatamente per voi noi abbiamo dei sistemi che risolvono automaticamente queste equazioni non lineari con già implementati, per esempio nel linguaggio che noi usiamo, che è Python. Allora, quali sono
gli elementi, quali sono gli elementi, lo stesso, quali sono gli elementi importanti, in cosa consiste il metodo della massima verosimiglianza? Beh, consiste innanzitutto nel costruire la verosimiglianza, e la verosimiglianza è la probabilità congiunta di ottenere assegnata un insieme di dati, cioè di ottenere l'insieme di dati che si è misurato assegnato dei parametri. Questa in qualche modo virtualmente noi la facciamo coincidere con la probabilità di trovare dei parametri assegnati, i dati misurati che noi abbiamo, e andiamo a calcolare quali sono i parametri più plausibili, cioè quelli che hanno la massima verosimiglianza, si dice, che rappresentano la moda della distribuzione dei parametri. Per fare questo, costruite la massima verosimiglianza, costruiamo la log verosimiglianza, deriviamo rispetto ai parametri, perché la log verosimiglianza è una funzione dei parametri, poniamo le derivate uguali a zero, otteniamo un sistema di due equazioni e due incognite, che nel caso di Gumbel sono due equazioni non lineari. Queste equazioni non lineari vanno risolte con un metodo numerico. Questa è la morale della favola. A questo punto direi che abbiamo terminato questa parte.